abbiamo raggiunto già il nostro ospite. Intanto buongiorno. Buongiorno, ciao Valentino e buongiorno a tutti. Ciao. Allora, parliamo di Luca Donini. Ovviamente qua il curriculum è un po' impegnativo da leggere, potete farlo su lucadonini.it. Lui diplomato col massimo dei voti come in sassofono, clarinetto e successivamente musica jazz, poi ha svolto un'esperienza pluriennale in vari ambiti musicali come direttore, compositore, insomma ha dato vita a decine e decine di dischi e di libri e vabbè, poi che per chi vuole approfondire insomma l'attendibilità della persona può farlo appunto come ho detto lucadonini.it. Allora Luca, oggi però volevamo parlare di quanto la musica influenza la nostra vita. Pronto? Sì, mi senti okay. Valentino? Sì, ti sento. Benissimo. Allora, quanto la musica influenza la nostra vita? Beh, diciamo che siamo immersi nel suono, mm-hmm. La musica fa parte della vita di tutti e anche è collegata un po' ai ricordi, quindi tutti i passaggi della nostra vita sono dentro a brani musicali, tanto che anche nell'Alzheimer, per dire, è bellissimo come si possono collegare alcuni brani musicali alle persone che soffrono di questa malattia e con dei grandi benefici. Quindi quanto i nostri ricordi collegati alla nostra storia e alla nostra vita e a brani musicali possono influenzare la nostra vita, ma non è solo un collegamento ognuno di noi ha dei brani collegati all'infanzia, collegati all'adolescenza, mm-hmm. eccetera. Ma perché la musica ha questa influenza? Ha questa influenza perché noi siamo un'orchestra, viviamo immersi in uno scambio di informazioni, in uno scambio di suoni. Il nostro corpo è un'orchestra, noi suoniamo dalle nostre cellule all'organo più importante che abbiamo, quindi il cuore che batte una pulsazione. Abbiamo delle cellule che danzano, vibrano, quindi viviamo immersi in un sistema di suono, di scambio di frequenze, di suoni attraverso la nostra voce con chi ci relazioniamo ogni giorno e quindi è la nostra vita una musica. Quindi il suono, cioè tutto ciò che esiste suona. Viviamo appunto immersi in questo suono e il suono ha una grande influenza su di noi appunto perché c'è questa relazione profonda, antica su tutto quello che è il nostro sistema biologico e anche la relazione che abbiamo con tutto ciò che esiste. Poi abbiamo musica di tutti i tipi, mm-hmm. Per tutti i gusti. E quindi questa musica senza toccarci ci fa piangere, ci sviluppa endorfine, insomma ci dà un sacco di emozioni, quindi la musica è una cosa meravigliosa, utilissima anche oggi come oggi nella musicoterapia, insomma vediamo anche le varie applicazioni della musica anche per la salute delle persone, insomma, mm-hmm. Che quindi è una cosa meravigliosa vedere anche come viene utilizzata sia per il ballo, la danza, ma anche per il rilassamento, per le persone che soffrono di stress, quindi ha una funzione veramente magica nella nostra vita la musica. Certo. E per quanto riguarda te, questa consapevolezza di quanto la musica influisce su di noi, l'hai avuta fin da subito o l'hai maturata nel tempo? Ma diciamo che l'ho avuta, ho sempre percepito questo grande potere del suono della mm-hmm. musica.
Del resto, poi, sai, il percorso di vita che ho avuto mi ha permesso di a 360 gradi di capire anche scientificamente perché questo potere della musica. Ma del resto, se noi invece di guardare proprio dal basso e sentire un brano musicale, fermarci lì, andiamo a vedere tutte le relazioni che ci sono tra il suono, la nostra persona e tutto il creato, noi vediamo che tutto il creato è permeato da energia intelligente, quindi da suono, pulsazioni. La nostra vita stessa è generata da pulsazioni e dal suono, quindi pianeti che emettono suoni, onde vibrazionali da ogni parte, i flussi energetici, ad esempio, mondo materiale, spirituale, visibile e invisibile, tutto collegato e interconnesso da vibrazioni, musica, frequenze soniche, insomma, quindi viviamo immersi in un universo di suono dentro e fuori di noi. Quindi anche noi stessi, se vediamo, siamo un emittente e una ricevente, cioè esattamente come una radio. Quindi ogni forma vivente trasmette e riceve. E quindi il nostro corpo stesso, se lo vediamo, è un'orchestra dove ogni organo ha una sua vibrazione che comunica e comunica con gli altri organi. Quindi è veramente uno studio approfondito sul suono, non fermo semplicemente al brano musicale che noi ascoltiamo, sì, ma andiamo veramente profondamente a capire che tutto ciò che esiste è musica e suono. Del resto c'erano Max Planck, ad esempio, che è il padre della fisica quantistica, diceva che la materia non esiste perché tutto è vibrazione, quindi tutto è suono, tutto è pulsazione, vibrazione. Anche Pitagora stesso, insomma, diceva appunto che anche le pietre cantano, insomma, le frequenze, ogni pietra possiede una sua frequenza, una sua vibrazione. Quindi noi viviamo immersi in questo universo musicale. Ok, ok. E in merito a questo, il tipo di musica del quale ci circondiamo, dopo ci parlerai anche della differenza tra 440 e 432, ma il tipo di canzoni che ascoltiamo tra musica classica, musica leggera, musica pop, musica rock, musica metal, fa differenza su come influisce su di noi? Ovviamente c'è musica per tutti i gusti, c'è musica di qualità e musica che ha meno qualità, insomma, però la differenza è nell'effetto che ci fa, cioè ognuno di noi, come distinguere una musica che fa bene da una musica che fa male? Esatto. Dipende un po' dall'uso, no? Se noi vediamo una musica che ci crea alterazione, che ci crea confusione, che ci crea noi da lì distinguiamo appunto la musica buona dalla musica non buona. Se abbiamo bisogno di gioia, di allegria, se scegliamo delle musiche allegre, ci tirano su il morale. Se abbiamo bisogno di musiche, cioè quello che in realtà crea i conflitti anche in noi, perché poi la musica ha un effetto sulla persona, sì, è l'uso di dissonanze, è l'uso di associazioni di suoni che vanno in conflitto tra di loro. Quindi l'uso estremo di dissonanze porta alla persona un'alterazione, perché noi siamo equilibrio a livello energetico. Il corpo umano è armonia, no? Biologicamente tutto ciò che esiste è armonia. Quindi se io attraverso una giornata dura, piena di stress, creo disarmonia nel mio corpo, arrivando a casa e ascoltando una musica rilassante, una musica che mi dà pace, vado a bilanciare il mio stress. Okay. Se ovviamente invece arrivo a casa e mi metto un brano che mi altera ancora di più,
di certo non fa bene al mio corpo, alla mia vita e anche poi alla relazione con gli altri, che se sono pieno di stress lo vado a scaricare anche nella famiglia, lo vado a scaricare anche nel lavoro. Mm-hmm. Ecco, quindi ad esempio nei luoghi di lavoro io consiglio sempre di mettere della musica, così come anche negli ospedali, nei posti, cioè la musica è importante perché mentre si lavora crea un'armonia, può rilassare le persone che magari hanno un lavoro che è molto stressante. Del resto questo lo sapevano anche gli antichi, insomma, no? Sì. Il grande potere della musica. Sì. Poi sai le famose frasi, canta che ti passa, no? Mentre si fanno dei lavori, ascoltare della musica, il tempo passa velocemente e si fanno senza sentirne il peso, insomma. Mm-hmm. Certo. E per cui, per quanto concerne la musicoterapia, che tu in qualche modo hai conosciuto molto da vicino, sì, in cosa consiste? Allora, la musicoterapia consiste nel scegliere delle associazioni di suoni particolari, oppure anche dei brani particolari, ci sono dei brani di Mozart, dei brani, cioè di musicisti, anche di Bach ad esempio, e musicisti che sono dei brani particolari che rilassano, non c'è, diciamo, okay, c'è quei brani che hanno una relazione, ma è musicoterapia anche prendere un qualsiasi brano che a noi dà un effetto rilassante, mm-hmm, no? Però è molto importante come al giorno d'oggi viene utilizzata negli ospedali. È musicoterapia anche suonare uno strumento musicale. Ad esempio, se qualcuno ha un figlio che è particolarmente nervoso, fare suonare uno strumento musicale permette appunto di bilanciare il suo carattere, che magari è impulsivo, è facile all'alterazione, insomma. Mm-hmm. Ti dà la possibilità di scaricarti. Sì, è importantissimo, soprattutto nell'adolescenza, suonare uno strumento musicale, ma anche in qualsiasi età. Però anche suonare è veramente una cosa terapeutica proprio. Poi ovviamente musicoterapia, ci sono talmente tanti brani, talmente tanta musica, ma senza ricercare basta che noi prendiamo un qualsiasi brano rilassato. Ad esempio c'è chi utilizza dei brani gregoriani, c'è chi utilizza dei brani di Mozart, chi utilizza dei brani di Bach. Se noi pensiamo ad esempio Beethoven, quando stava male, che nessuno trovava una sua cioè come curare la sua malattia, lui disse questa frase importante che era: solo la musica mi può curare, perché lui tra l'altro era sordo e con i denti sentiva schiacciava con una matita i tasti del pianoforte e riconosceva che le vibrazioni di alcune note erano terapeutiche nel suo corpo. Ecco, qui del resto si collega un po' la vibrazione di una nota che influisce sul corpo, così come viene utilizzato. Quindi credo che Beethoven sia stato uno dei primi uomini in medicina con la matita, classico ovviamente, musicista colto, che con la matita individuava alcune note che erano terapeutiche per la sua malattia. Ecco, però anche gli uomini in medicina usano il suono, cioè in tutte le culture abbiamo questo uso del suono, della musica, nelle religioni ad esempio, la recitazione di mantra sono terapeutiche, chi fa meditazione, yoga, usa i suoni, quindi musicoterapia è anche ascoltare un brano che ci ricorda un momento bello della nostra vita. Ottimo. E beh, qua abbiamo, non si firma, vi ricordo di firmarvi perché non vedo i nomi. Allora dice: buongiorno, Luca è un grande, ho avuto la fortuna di averlo incontrato e sentito a Rovigo nel Garda, ho la sua musica e il suo libro Siamo, Sono e Luce, grazie e saluti. Ecco, il tuo libro Siamo, Sono e Luce, diciamo, ricapitoli un po' quello che stai dicendo adesso?
No, è un libro diverso, ma diciamo che sì, ha un po' anche queste componenti, però okay. È un libro che parla del suono collegato anche alla fisica quantistica, collegato alla legge d'attrazione, ad esempio, no? Vabbè, prima dicevo che noi siamo suono, quindi le informazioni a livello sonoro che attraverso la nostra voce, attraverso i nostri pensieri, mettiamo, memorizziamo appunto nel nostro corpo, qui andiamo un po' al di là, però noi siamo in realtà un registratore vivente, no? Quindi tutte le informazioni che il suono, attraverso il suono della nostra voce vengono informate, vengono registrate nelle nostre cellule. Basta pensare che ogni nostra cellula ha 3 metri di DNA e registra informazioni, quindi alla fine siamo un registratore vivente. Ecco, quindi come noi suoniamo attiriamo anche gli eventi e le persone nella nostra vita. Quindi la mia ricerca è arrivata al punto, diciamo, nella sua evoluzione, di dire: bene, se all'origine era il verbo, quindi all'origine era il suono, tutta la creazione è suono, cioè pulsazione e vibrazione, onde di suono che esistono in ogni cosa, allora se tutto questo è suono e vibrazioni, le leggi del suono e della musica sono anche le nostre leggi di noi esseri umani, degli animali e di tutto ciò che esiste. Ecco, poi uno studio approfondito va a vedere che scientificamente è stato provato che se io vado in un bosco c'è uno scambio di informazioni, io sto bene perché ricevo dei suoni dalle piante, ricevo dei suoni dall'erba, ricevo dei suoni anche quando sto vicino a un animale, c'è uno scambio, cioè quando noi stiamo bene vicino a un animale c'è uno scambio di suono, di musica, è anche quando stiamo vicino alle persone, ci sono delle persone, stiamo bene vicino ad alcune persone e vicino ad altre persone invece vogliamo scappare via, è perché una persona suona armonica e un'altra persona suona dissonante. Quindi noi, ecco perché prima dicevo siamo suono, e nel mio libro appunto è siamo suono e luce, il potere del suono per trasformare la nostra vita, perché alla fine anche quando io sono vicino a una persona che suona bene, io ci sto bene e la sua musica mi fa sì che io non vada più via, quindi è come volessi ascoltarla sempre. Quando invece siamo vicino ad una persona dissonante, anche se non parla, emette nel suo campo vibratorio la sua vibrazione dissonante e noi non vediamo l'ora di scappare via, diciamo: ma perché io ci sto male, non vedo l'ora di andare via. E così avviene anche per gli ambienti che frequentiamo. Quindi tutto suona, ecco perché prima dicevo che tutto suona, gli ambienti suonano con le frequenze, con la musica che hanno trasmesso le persone che li frequentano, che li hanno frequentati. In un tempio, in una chiesa, in un santuario, io mi sento in pace perché sono state trasmesse dei suoni, dei canti, delle preghiere e le persone erano perfettamente in armonia. Ecco perché tutto è musica. Certo, certo. Proprio un aspetto fondamentale della nostra esistenza che a volte viene forse un po' trascurato perché non conosciuto fino in fondo. Sì, è una visione diversa, diciamo, e se noi invece di vedere le cose, la musica, il suono dal basso, no? Quindi invece di vederle come che ne so, una gallina che sta solo sul basso, adesso uso un termine, e le vediamo come un'aquila, ci alziamo e vediamo come tutto ha una funzione e quindi come tutta la creazione, il divino, chi ha creato tutto ciò che esiste, l'ha creato attraverso suono e musica e attraverso, ecco perché la musica e il suono è una cosa meravigliosa per la vita di tutti. Certo. Senti, prima ti avevo chiesto di vari generi musicali se influiscono in maniera diversa. Io mi rifaccio un po',
non so se lo conosci, Masaru Emoto, su sì. I risultati che certe canzoni, certe tipologie di musica avevano sui cristalli di, d'acqua, su, su quello che formava il ghiaccio, insomma, su, sull'acqua in generale. E musiche più disconnesse, come appunto quella metal più aggressive, che tra l'altro è anche un genere che mi piace abbastanza, però tralasciamo questo, avevano dei risultati meno armoniosi e davano un senso più di smarrimento, di confusione. Puoi confermare o smentire questo? No, lo posso confermare perché è una cosa scientificamente provata. Mm. E, allora, Masaru Emoto è un grandissimo, cioè un grande. Aspetta, aspetta, che ti ho perso. Pronto? Mi senti? Pronto? Sì, vai, adesso ti sento. Ecco, dicevo che Masaru Emoto è un grande, purtroppo non è più su questo treno, mm-hmm. Ma scientificamente le sue ricerche ci hanno lasciato veramente un sacco di documentazione utile. Mm. Allora lui appunto ha dimostrato come certa musica crea dissonanze nel nostro corpo, mm-hmm. e certa altra musica invece crea armonia, crea consonanza. Allora, questo però lo dimostra anche un'altra scienza, e cioè la cimatica, che la possiamo associare alle ricerche di Masaru Emoto. Allora, Masaru Emoto ha dimostrato come, ad esempio, alcuni suoni, alcune musiche, attraverso le foto dei cristalli, creano dei mandala, creano dei disegni dissonanti. E perché li crea nel nostro corpo? Perché lui l'ha dimostrato sull'acqua, ma il nostro corpo, noi siamo fatti del 99% d'acqua, cioè dicevano il 70%, ma in realtà molecole d'acqua, e quindi essendo acqua il nostro corpo, appunto, come dicevo prima, memorizza informazioni, e questi disegni, questi mandala, vengono anche trasmessi attraverso il suono al nostro corpo, e quindi quelle cellule che danzano, vibrano in un certo modo, memorizzano delle informazioni, cioè così come noi anche attraverso la parola, se io dico ti odio e andiamo a vedere questa parola ti odio che disegno forma nei cristalli, appunto, potete andarlo a vedere perché Masaru Emoto ci sono tantissime documentazioni anche in rete, potete trovarle, e questa reazione della parola ti odio viene poi memorizzata nel nostro corpo. Se invece io dico ti amo, ti amo, ti amo, mm-hmm. E questo ripetere questa parola crea dei mandala positivi. Ecco qua che è spiegata il potere, ad esempio, della preghiera. Il potere, perché in tutte le parti del mondo si recitano i mantra, cioè una parola positiva che viene ripetuta, ripetuta, ripetuta. Mm-hmm. È la moda dell'Oponopono, ad esempio, continuare a recitare grazie, grazie, ti prego, ti amo, ti amo, ti amo, crea dei miracoli, crea degli effetti positivi. Ecco, quindi, così come una preghiera ripetuta attraverso le nostre chiese con la corona, e invece in India con i vari mandala, con i vari mala e con le varie corone che usano loro, ecco, quindi vediamo che in tutte le parti del mondo c'è la ripetizione di mantra positivi, quindi frasi positive che hanno un effetto miracoloso. Certo. Ecco, e quindi se io faccio il contrario, utilizzo dei suoni dissonanti o delle frasi dissonanti attraverso il metal, informazioni dissonanti, anche un testo, cioè oddio, uno può fare anche un brano metal con delle informazioni positive, con dei suoni consonanti, ma anche con un testo positivo, perché è l'importanza anche del testo. Mm-hmm. È quell'insieme di queste cose che fa
l'armonia o la dissonanza. Ok, ottimo. E senti, io adesso volevo chiederti in maniera più specifica la differenza tra 440 e 432 Hz. Però prima, dato che tu mi hai passato alcuni tuoi brani, vorrei metterne uno giusto per entrare in armonia. Sì. Hai una preferenza? Ma fai tu quello che preferisci. Vado, ok. Allora, ci ascoltiamo. Ecco. Amma. Sono tutti a 432, eh? Sono tutti a 432. Allora ci ascoltiamo Amma e poi continuiamo la nostra conversazione. Diciamo che ne abbiamo ascoltata metà, sì. Perché non avevo guardato che ho preso quella più lunga tra tutte. Va benissimo, va benissimo. Questo tra l'altro è un brano che ho scritto dedicato ad Amma, che è una guru indiana, ecco, che è quella degli abbracci, non so se molti la conoscono. Sono stato invitato appunto a suonare con gli indiani agli incontri, all'ultimo incontro che ha fatto a Milano, e quindi insomma è appunto gli ho dato il suo nome, insomma. Ottimo. E c'è qui Giacomo che ci scrive: grazie, sto lavorando, è appena partito il tuo brano, sono entrato in uno stato di rilassamento incredibile, è successo tutto in un istante. È uno degli effetti calcolati di questo tipo di musica? Allora, queste musiche che faccio a 432, utilizzo alcune frequenze, alcuni suoni, che sono appunto suoni
per il benessere, diciamo, ecco, così. A parte che qui poi c'è ci sono le tabla, ci sono c'è una darbuka, ci sono strumenti anche in particolarmente in questo brano che sono utilizzati nella musica indiana proprio a scopo spirituale, ecco. Mm-hmm. Però la musica 432 di per sé è una musica appunto aurea, si dice, perché ha questa intonazione che è in natura, in tutte le cose che esistono, insomma, arriva un po', è la vibrazione più naturale, ecco, quella che viene definita aurea, insomma, ecco, collegata poi anche alla legge di Fibonacci, collegata un po' a tutto il sistema di vita che c'è in questo pianeta, noi compresi, cioè noi vibriamo a 432. Ok, e perché allora tutta la musica è stata impostata sui 440 Hz? C'è una spiegazione? Sì, allora qui andiamo a toccare un campo. Allora, si dice che il ministro della propaganda nazista nel 1939 ha voluto alzare, diciamo, noi sappiamo che Hitler era un esoterico, cioè che avevano delle conoscenze, no? Quindi anche lì un sistema di potere che lavora in un certo modo, come un po' sta accadendo da sempre, insomma, nel mondo, no? Ci sono queste elite, ci c'è questo sistema che che succede? Succede che nonostante nel 39 25.000 musicisti, tra cui Giuseppe Verdi, c'erano insomma tantissimi scienziati, musicisti di tutto e di più, volevano mantenere l'intonazione a 432, perché sapevano, si sa da Pitagora che è l'intonazione più adatta, più naturale, e quindi una musica 432 fa bene, e lui nonostante questo l'hanno portata a 440, quindi è stato deciso di portarla a 440. Perché questo? Perché non è che la musica a 440 faccia male, però diciamo ha un effetto di alterazione. E noi sappiamo benissimo che un popolo alterato, e poi veniva usata anche nelle bande militari, per cui siamo, insomma, per le guerre sappiamo che i soldati danno la carne, li cercano di alterare, quindi anche le bande militari dovevano suonare a 440. Cioè la musica 440 è una musica che ha una leggera alterazione, dà una leggera alterazione. Un popolo più alterato è più facilmente dominabile, insomma, ecco. Certo. Così come venivano utilizzate tante altre strategie, ecco, hanno messo mano anche alla musica che è quella che tutti ascoltano. Certo. E allora, tornando un attimino indietro, ci chiedono: buongiorno, basta il ripetere una frase positiva senza esserne convinti del messaggio della frase? Cioè, magari io esprimo amore, ma nel momento in cui lo ripeto non lo provo, ma addirittura provo rabbia. Grazie Luca. Qui tocchiamo veramente un campo bello, perché è il campo delle intenzioni. Le intenzioni che noi abbiamo hanno la stessa forza della parola. Quindi se io dico a una persona ti amo, però dentro di me l'intenzione è dissonante, cioè è di rabbia, è di invidia, è di rancore, cioè abbiamo la parola e il pensiero sono la stessa identica cosa, cioè quindi
il pensiero che io ho, l'intenzione che io ho, è un suono. Ecco, e questo ce lo insegna la telepatia, ad esempio, mm-hmm. La comunicazione a distanza attraverso il pensiero. Quindi è un filo molto sottile. Io posso usare una parola però veicolata da un'intenzione dissonante e quella parola non ha più valore, ma quello che conta è, è l'intenzione. Ecco qua come molti genitori, ad esempio, dicono al figlio ti amo, però in effetti sono presi da mille cose e la loro magari intenzione non è che non amano il loro figlio, però voglio dire, faccio un altro esempio più che con il figlio, la mamma che tiene un bambino piccolissimo in braccio e questo continua a piangere e gli dice dai ti voglio bene, stai tranquillo. E poi questo continua a piangere perché sente interiormente invece la mamma che non è tranquilla. Poi arriva la nonna o la vicina di casa che ha un cuore grande, quindi esprime amore e quindi gli trasmette un'intenzione d'amore e il bambino si addormenta subito. Ecco, questo è un esempio per far capire quanto è importante quello che siamo e quello che trasmettiamo. E ovviamente la recitazione continua di una frase ti amo o di una frase ad esempio di una preghiera sì. Porta a staccare, perché si ripete tantissimo una preghiera? Perché porta a scollegare la mente, quindi quel ti amo che uno dice mentre è a rabbia dentro, continua diciamo a ripeterlo, a quel punto lì la mente viene annientata, quindi nella meditazione, nella preghiera, nella recitazione continua attraverso il mala o il rosario, viene tolta la mente e la parola stessa o la preghiera stessa raggiunge il suo obiettivo che è quello dell'amore e dell'anima e della nostra vera fonte interiore che è la scintilla divina che c'è in ognuno di noi, quindi della nostra vera anima che è buona per tutti e che anche le persone cattive sono persone che hanno nel loro profondo un'anima buona, cioè la scintilla divina, cioè il verbo dell'origine, quel suono dell'origine divino è in ognuno di noi. Quindi la scintilla divina è in ognuno di noi, anche nel più cattivo. E semplicemente ha coperto quella scintilla attraverso la polvere di azioni negative, di pensieri negativi, di fare del male all'altro, ad esempio. Certo. Sentimi un attimo, nel mondo della musica, che tu ci sei molto dentro, esiste una piena consapevolezza di quanto la musica sia terapeutica, di quanto influisca nell'essere umano, o esistono due filoni di musica, una la classica, quelli che insomma ascoltiamo a livello nazionale, i più famosi che fanno le classiche canzoni, e poi c'è una... diciamo sottocorrente di musicisti più consapevoli? Allora, ci sono tantissimi musicisti che non sono consapevoli del potere profondo, cioè chi non ha fatto ricerca ma si è fermato solo alla superficie, ossia studio musica perché mi piace suonare nel locale, perché mi piace fare il concerto di musica classica. Sta di fatto che comunque quello che vado a suonare trasmette delle informazioni, trasmette delle emozioni e quindi purtroppo non c'è o sono pochi quelli che fanno un lavoro a 360 gradi, del resto ci vuole anche una vita dedicata, cioè io ho dedicato la mia vita alla musica conseguendo sia diciamo a livello i vari diplomi, le varie, una vita dedicata proprio allo studio della teoria e della pratica musicale, ma anche dell'aspetto più profondo, ma anche cioè lì è soggettiva la cosa. E c'è chi comunque molti fanno ricerca, ad esempio io spero che
dopo questa questa mattinata così in radio, molti, chi anche ascolta musica in maniera superficiale, faccia un po' di ricerca, per cui apra un po' il suo sapere, la sua cultura, che è sempre molto molto utile, soprattutto anche per suonare bene nella vita, ecco, perché mai come oggi abbiamo bisogno di persone che suonano bene anche attraverso le loro azioni, i loro pensieri e quello che fanno, come fate voi ad esempio attraverso l'uso della vostra radio, la potete utilizzare nel bene o nel male. Certo. Quindi ogni persona ha libero arbitrio e può suonare bene o suonare male, può essere di sostegno, di aiuto anche a livello di informazioni, basta che vediamo come stiamo vivendo, insomma, a che punto siamo arrivati anche in Italia. Tutto questo è frutto di persone dissonanti che hanno rovinato il pianeta in vari modi, e frutto anche dell'ego umano e di ecco, quindi abbiamo bisogno di persone migliori, di persone che suonano meglio. Questa suona bene come frase. Allora, Maglio mi chiede: buongiorno, dove si può trovare la musica del suo ospite? Questa è una bella domanda. Allora, beh, oddio, si può trovare in rete, sono arrivato quasi a 100 CD, mm-hmm. Quindi si può trovare in rete, ci sono tanti dischi, tanti CD, e ovviamente quelli più terapeutici in rete non si trovano, ossia se ne trova qualcuno, sì. Si possono trovare su YouTube, okay. E quindi ci sono tante cose sul mio canale YouTube, basta andare su Luca Donini e quindi si trova, si vede, perché c'ha un fiore della vita come simbolo con LD. Ok, per cui uno ti cerca su YouTube, trova il tuo canale, lì ci sono interviste e canzoni. Ci sono interviste, c'è anche un bellissimo mantra che io ho scritto e ho donato per tutti i gruppi OM, ad esempio in un momento come questo, dove c'è tanto male nel mondo e lo vediamo attraverso appunto anche queste guerre, prima per il virus, poi per le guerre, poi per un insieme di cose, le persone hanno abbassato le loro frequenze, quindi c'è tanto, e quindi per appunto come preghiera per alzare le frequenze, io ho scritto questo mantra che si chiama OM, che è proprio il suono primordiale, e questo mantra è recitato da tutte le parti d'Italia, anche in altre parti del mondo, viene recitato da tutti questi gruppi di recitazione di preghiera, perché non conosce religione, è proprio il suono sacro, e questi gruppi che recitano questo OM hanno la possibilità attraverso la recitazione di portare energia positiva al pianeta e a tutte queste basse frequenze che si sono create. Lì potete vedere anche più di 30.000 persone che recitano l'OM, e quindi che recitano questo suono sacro per il bene nel mondo, ecco. Ottimo. Senti, siamo arrivati quasi alla fine. L'ultima domanda che ci arriva dai nostri ascoltatori è: buongiorno, ha per caso un cantautore da consigliare per approfondire la conoscenza, per risvegliarsi? Ma è qualcuno che fa musica più consapevole, oltre a te ovviamente. Ma allora, guarda, io sono per i cantautori che usano dei testi intelligenti, dei testi d'amore, che trasmettono, prima dicevo appunto della trasmissione di un messaggio. Ci sono tantissimi cantautori nella storia, anche vecchi, che trasmettevano dei messaggi di consapevolezza, dei messaggi d'amore, e cioè che utilizzavano la musica come messaggio positivo per l'umanità, certo. Per consapevolezza. Quindi
tutto quello che manda e trasmette messaggi d'amore o testi di consapevolezza o testi che, leggendoli anche tra le righe, ci fanno capire alcune cose importanti per la vita, sono positivi. E quindi queste persone sono grandi cantautori, e ce ne sono tanti, mm-hmm, che hanno utilizzato la musica per trasmettere dei messaggi di consapevolezza positivi. Certo. Anche politicamente, ne abbiamo tanti. Di qualsiasi genere, insomma, ecco. D'accordo. Va bene, allora grazie Luca intanto di questa chiacchierata. Grazie a te Valentino e grazie a tutti gli ascoltatori.